Secondo spazio del bianco e rosso TV Sport con il mio ospite Davide Lattanzi, 085 01 9998, il numero per intervenire in diretta. Ci siamo lasciati con le parole di Sciaudone. Davide, gran parte del merito di questo buon avvio del campionato del Bari va dato sicuramente al tecnico Vincenzo Torrente. Torrente che è in scadenza di contratto perché ha rinnovato ovviamente per una sola stagione. Secondo te la società dovrebbe provare a bloccarlo sin da subito? Ma secondo me potrebbe essere un segnale questo, perché in un momento, come dicevamo prima, di difficoltà, in cui non si può fare chissà quale programma, questo tecnico, al di là di qualche errore o che può aver commesso o del rendimento medio, insomma, ha comunque dimostrato di tenere la barra dritta nei momenti anche di estrema difficoltà. Magari proponendogli ora un rinnovo di contratto o come dire dandogli fiducia in tempi non sospetti, si può dare anche l'idea di un minimo di progettualità, almeno di un programma incentrato su una persona, su di lui, che ha dimostrato di saper lavorare con i giovani, di tenere bene il gruppo. È un pensiero che io prenderei in considerazione, perché anche a quel punto la tifoseria, la città, dai un segnale che anche nel momento di difficoltà guardi anche in prospettiva. Quindi la sono passato davanti, Sì, incredibile, ha succede. impallato la nostra telecamera, sì, Sì, durante pazzesco. la conferenza stampa di Torrente. Pagherò una multa adesso. Intanto abbiamo un ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? Salve, buonasera, senta. Sì, ti Io sentiamo, vai. volevo dire due cose. Sì. Innanzitutto volevo dire che forse il migliore attaccante noi ce l'abbiamo in panchina. Io A chi ti riferisci? mi riferisco a Borghese. Borghese è uno Borghese. che non stiamo utilizzando, però è uno che quando è andato in aria qualche golletto l'ha fatto, ma quelle poche volte che è andato, data la facilità, e infatti anche l'ultima partita che ha fatto lui, in 2 minuti fece 2 gol, di cui uno fu annullato, più o meno ingiustamente. Io dico, se quando devo tenere Almadoro a centravanti, che comunque tecnicamente è buono, ma non fa gol manco se viene un padre eterno, non so se mi spiego, perché l'ho visto, ha avuto proprio da mezzo metro, l'ho sbagliato, cioè, poveraccio, cioè tecnicamente lo chiamano, cioè, un giocatore alla Van Basten come caratteristica. Tecnicamente molto bravo, magari gli manca un po' di cattiveria negli ultimi Ecco, non 16 c'ha metri, quella certo. cattiveria che invece Borghese ha, cioè se Però, io devo tenere questo giocatore in però panchina. Borghese però è un difensore, di No, professione per lasciamo stare il difensore difensore, anche può. una volta c'era un certo Francesco Sì, però può Finetti. essere utile in attacco solo in determinate situazioni, magari quando devi No, buttare lasciamo palle in stare avanti. le situazioni, non esiste più il calcio oggi, è totale. Quando la Roma ha avuto bisogno, a Pignatz De Rossi è un omicidio, È stop. diverso, però è una situazione Forse diversa. non Un ci conto è siamo fare il capiti. difensore, un conto è fare il Ascolti, centravanti. non è che voglio fare l'allenatore o dare dei suggerimenti a Torrente, ma se io devo mettere durante la partita, perché se con quel fisico possente che ha quel ragazzo, che colpisce bene di testa, che entra con una grinta, con una cattiveria che forse pochi giocatori hanno, io cercherei di tentare di sfruttare. Io ti faccio vedere che se lui prova Borghese a centravanti, spostando un po' a sinistra, capito? Io ti dico che quella arriva in doppia cifra, ma Almador quando arriverà mai in doppia cifra? Gireremo la richiesta a mister Torrente. Comunque grazie per il suo intervento. Beh, Davide, comunque al di là di tutto Borghese può essere utile in determinate situazioni quando magari sei sotto di un gol, devi comunque gettare il pallone in avanti, creare mucchio alla fine all'interno dell'area di rigore, però Borghese fa il difensore, non il centravanti. Sì, ma più che altro anche per il modo che ha di giocare il Bari, perché se il Bari fosse una squadra che gioca molto sugli esterni oppure con lanci lunghi dalle retrovie, allora non so, perché no? Cioè, dico, a quel punto diamo il beneficio del dubbio e proviamo Borghese. Però è una squadra, il Bari, che invece gioca molto palla a terra, sul fraseggio, sullo scambio stretto, Certo. sugli incroci tra le punte. Borghese non ha obiettivamente né la tecnica né i movimenti Non a caso per questo Bari non giocare. prevede proprio l'utilizzo di un vero E centravanti. certo, infatti il centravanti del Bari è Caputo, che alla fine si muove tantissimo. Oltretutto, mettendo Borghese in quella posizione, dovresti spostare Caputo, che invece il suo rendimento davanti lo sta garantendo. Magari, ecco, nelle occasioni disperate, ecco, forse io con la Juve Stabia, più che mettere Grandolfo negli ultimi minuti, avrei messo lui, perché magari in quel momento sei disperato, devi
Sì, poi buttare perché palla lui poi sul avanti, piano della grinta, della la grinta, lì determinazione, la stavano mettendo sì, anche sulla cattiveria è agonistica. uno Lui, che c'è sempre, sì. lui da quel punto di vista non è secondo nessuno. Allora, anziché mettere magari Gandolfo che aveva bisogno di 5 minuti per rompere il ghiaccio, metti lui che è già pronto, è già carico, lo butti in aria e comunque lo devi guardare perché ovviamente con quella E non mole puoi non bisogna guardarlo. stare attenti. E come fa? Abbiamo un altro Infatti. ascoltatore in linea, pronto? Ciao Cristian, ciao Davide. Ciao. Ciao, quello che mi ha preceduto davvero mi ha anticipato sull'argomento. Io l'ho già detto un mese fa con Enzo. Secondo me Borghese nell'ultima mezz'ora può essere devastante, perché ragazzi anche di piede ha fatto il gol Sì, Borghese, eh? però. Non solo di testa. No, guardate che quando la squadra avversaria è stanca, con un Borghese che entra in area come, non lo so come dire, Ma come un treno può essere spedito. utile in determinate situazioni di gioco, L'ultima però non. mezz'ora, quando la squadra avversaria è stanca, se stai in Se si svantaggio, svantaggia scusa, va persa bene. per persa la partita, prova la carta Certo, Borghese, certo, perché certo. lo fa il Milan con Yepes, l'hanno fatto Ma molte certo, squadre ma con Torrento lui. l'ha fatto anche a Gubbio, spostando Esatto, Borghese in avanti esatto, esatto. negli Non lo ultimi so, minuti. il difetto di Torrente, adesso che dopo un po' di tempo cominciamo a capirlo, mi sembra che ogni anno prenda qualcuno un po' sul, non lo so come No, ma dire. io lo L'anno so perché scorso poi era Bellomo, quest'anno è Borghese è un calciatore che ha Borghese. portato lui. Se Borghese non va bene, è una sconfitta anche per il Però è tecnico. strano che non lo fa giocare quest'anno Borghese. Scelte tecniche comunque. Vabbè, ok, diciamo così. Io ci sono stato negli spogliatoi, non è sempre scelta tecnica. Un'altra cosa, a me sinceramente dà fastidio, cioè bisogna dirlo, quando i difensori hanno sbagliato, bisogna dirlo, Sì, perché noi con certo. calcio scommesse siamo andati, abbiamo avuto problemi disciplinari, Sì. penalizzazioni. Ora, non vorrei che ognuno pensa per i fatti suoi e non si pensa alla squadra. Cioè, tre difensori che non mettono una gamba, a me dà fastidio. Io la mia squadra non voglio che i difensori della mia squadra facciano passare un attaccante come che fosse un treno. Cioè, abbiamo preso un secondo gol, davvero abbiamo perso la partita perché i difensori non hanno fatto i difensori. Grazie comunque per il tuo intervento. Beh, Davide, sì, la difesa è stata un po' troppo molle, lo abbiamo detto. Ritornando a Borghese, è una scelta tecnica, perché magari in quella difesa a 3 preferisce altri giocatori Torrente. Sì, ma anche perché poi bisogna sempre vedere chi togli, no? Sì. Per mettere quindi in questo momento dovresti togliere Cepitelli, o che comunque ha avuto un buon avvio di campionato, o dovresti togliere Clayton, che secondo me invece è l'unico insostituibile dietro, perché malgrado gli errori, e secondo me a Castellammare ha giocato una pessima partita, però resta uno dei pochi esperti, insomma, uno dei pochi che hanno comunque quel grado di classe, di esperienza che in Serie B è importante. Dobbiamo fermarci un attimo perché abbiamo da mostrare, intanto Sì, nel frattempo chiedo un mi bicchiere d'acqua affogo. sì, Sì. alla regia. Dobbiamo mostrare delle immagini invece di pallacanestro, perché continua a vincere la Lyomatic Group Kus Bari, lo ha fatto anche contro la Eagles Bologna, la terza vittoria consecutiva, e stasera si torna a giocare perché c'è il recupero della prima giornata a San Severo. Andiamo a sentire queste interviste a partire dalle impressioni di coach Giovanni Putignano. Quando cerchiamo la continuità, logicamente non è semplice per nessuno. Bologna è una squadra che per 20 minuti mette in difficoltà tutti, poi alla lunga poteva cedere, noi abbiamo approfittato in un momento loro di difficoltà, siamo stati bravi a rimanere sempre in partita. È logico che dobbiamo cercare il più possibile di evitare di inseguire, altrimenti poi non è semplice. Vuoi perché giochiamo ogni 3 giorni, vuoi perché comunque è uno spreco enorme di energie. Però questa vittoria per noi varrà oro perché diamo continuità al risultato di mercoledì a Perugia e ora in prospettiva abbiamo due trasferte, quindi ci siamo preservati un altro turno casalingo. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti futuri, se non sbaglio c'è la sfida col San Severo che può rappresentare davvero il giro di boa del campionato, dell'inizio campionato. Sì, la prima delle due trasferte, perché poi domenica saremo a Ferrara, noi dobbiamo andare sempre con i piedi per terra e nello stesso tempo provare ad essere ancora più cinici di quello che già siamo. Bellissimo, è bellissimo poter giocare in casa, è stupendo, è un grande gruppo, amo tutto il pubblico, è bellissimo, è veramente un entusiasmo qui ed è bellissimo giocarci. Quali sono le tue sensazioni per questa partita e come ti senti la tua prestazione personale? Penso di aver giocato abbastanza bene, soprattutto in fase difensiva. Devo ancora crescere molto, devo tanto a questo gruppo, al capitano, a tutti i giocatori che ogni allenamento mi aiutano e mi fanno migliorare sempre.
Siamo davvero i saluti, Davide, proprio 30 secondi, Bari-Brescia lunedì sera alle 20.45. No, partita importante, il Brescia è un avversario che ha molti giocatori di categoria e anche qualcuno di categoria superiore, caracciolo su tutti, non sarà facile. Corioni, anche il presidente del Brescia ha annunciato rivoluzioni se non si fa risultato a Bari, però noi dobbiamo riprendere la marcia, e anche perché non sappiamo in futuro, con tutto quello che sta emergendo sulle scommesse, che cosa può succedere anche a livello di penalità, quindi una partita da vincere a tutti i costi, anche perché se non la vinciamo, Christian non si farà la barba neanche la prossima settimana e rischia di diventare una specie di lupo mannaro, quindi vabbè, assolutamente bisogna fare risultati. Mi auguro una vittoria del Bari. Noi siamo davvero in chiusura, un grazie a Davide Lattanzi, grazie. Però restate con noi perché nell'ultima parte vi mostreremo un'ampia sintesi di Copertino Terlizzi, dunque restate su Telebari. Il TV Sport invece tornerà come consueto domani alle 14.30. Buona giornata.